perfetto, tutti noi saremo bravi in tutto. Saremo bravi perché avremo un business di successo, avremo la vita che vogliamo. Anzi, di più, in un mondo perfetto saremo tutti alti almeno 1,80 m, con capelli bellissimi, un fisico stupendo, o forse anche un biglietto da lotteria vincente in tasca. Ma in realtà siamo in un mondo imperfetto, in un mondo in cui non siamo bravi in tutto. Siamo bravi in alcune cose, siamo mediocre in altre, in alcune siamo davvero pessime e magari sono anche cose molto importanti. La verità qual è? È che in realtà tu non sei bravo in tutto e nessuno lo è veramente. Oggi sono qui per parlarvi di come i leader riescono a trasformare i loro punti di debolezza in punti di forza. È un percorso lungo da fare, un percorso interiore e molto personale. Partiamo dal primo punto. Riconosci e accetta i tuoi punti deboli. Come fai a conoscere i tuoi punti deboli se tu per primo sei così impegnato a negare le debolezze che hai? Vi faccio un esempio. Io quando ero piccola, e solo in pochi lo sanno, ma anche le persone che mi conoscono spesso me lo chiedono, non lo sanno, ero la bambina più timida del mondo, un po' perché non parlavo bene l'italiano, un po' perché i bambini erano un po' diversi, mi vedevano una persona un po' diversa, e di conseguenza ero così timida che persino quando ero a scuola, durante l'ora della mensa, facevo passare tutti i bambini davanti a me perché ero troppo timida per dire «scusate, c'è la fila qui». Un giorno mia mamma è arrivata, mi ha visto, mi ha preso, mi ha detto «Giada, tu sei nata con la lingua, usala». In quel momento davvero ho capito, sono troppo timida, è un mio punto di debolezza. E da quel momento in poi ho detto «farò di tutto per lavorarci su, in modo tale che un giorno nessuno sappia che sono così timida». E di conseguenza ho iniziato ad obbligarmi ad alzare la mano ogni volta che sapevo la risposta in classe. E non potete immaginare l'imbarazzo. Alzavo la mano e continuavo a parlare dentro me stessa. Ok, devo tenerla alzata, risponderò in maniera corretta. E anche se mi blocco non importa, perché nei peggiori dei casi cosa succede? Avrò sbagliato, ma nei migliori dei casi avrò vinto questa sfida. E da lì in poi ho continuato. Ogni occasione, ogni opportunità che c'era, la coglievo immediatamente per poter sfidare e migliorare questo punto di debolezza. Dal accettare di essere moderatore, speaker, ad eventi di 10 persone, 50, 100, 500, 1000. E oggi le persone dopo mi chiedono, ma tu come fai a parlare così bene davanti al pubblico? Come fai a non essere imbarazzata? Hai questa naturale competenza. Se solo sapessero che prima ero super timida. Perciò riconoscere i propri punti di debolezza è da lì che si può partire veramente per fare un lavoro interiore e per quel momento lì, una volta riconosciuti, li renderemo punti di forza. Punto 2. Chiedi aiuto a chi ti sta a cuore e qualcuno che sta a cuore la tua crescita personale. Questo è fondamentale. Spesso sappiamo che i genitori, la famiglia, sono le persone che veramente ci tengono di più a noi e ci vogliono bene. Sono anche quelle che spesso ci vedono più bravi di quello che siamo veramente, ma altrettanto sono i primi a vedere i nostri difetti e a volte li vedono ancora più grandi di quelli che sono. Fatevi aiutare da loro. Mio padre mi diceva spesso, Giada, tu hai questo difetto qua. Non riesci a focalizzarti su una cosa soltanto, ma vuoi fare mille cose insieme. Ma se fai così non andrai lontano, perché soltanto se ne fai una la fai bene, non puoi farne mille e farle bene. E da lì col tempo ho capito veramente, focalizzarmi solo su quella cosa, guardare dritto e concentrarmi tutta, sapere qual è l'obiettivo che voglio raggiungere, ed è così che attrai tutte le persone intorno a te che vogliono andare sullo stesso obiettivo ed essere veramente un leader. Punto 3. Sii molto preparato. Cosa significa? Significa che il modo migliore, l'arma migliore di difesa per colmare i momenti di debolezza che hai, per colmare le lacune, è una preparazione eccellente. Vi faccio un altro esempio. Quando ero piccola c'erano delle interrogazioni orali di geografia, di storia e io ogni volta ero
davvero super preoccupata. Dicevo, come farò adesso a esporre quando uno non parlo bene l'italiano e due non ho nessuna casa con cui posso ripetere la lezione. Perciò sapevo che dovevo studiare il doppio, dovevo ripetere il triplo e dovevo avere il quadruplo del coraggio per presentarmi in classe ed esporre l'interrogazione. E in più non potevo parlarne a casa, perché ovviamente i miei genitori non parlavano bene italiano e quindi se avessi provato a ripetere la lezione sarebbero anche addormentati. Perciò mi sono comprata un registratore vocale. Mi registravo, mi riascoltavo e lo facevo all'infinito fino a quando dicevo ok, ora sono sicura che va bene. Quindi siate preparati, ma molto preparati, e questo è il modo migliore per colmare i punti di debolezza. Punto 4. Assumi le abilità che ti mancano. Cosa significa? Da imprenditore devi riuscire a capire quali sono le abilità che tu hai veramente e quali non hai. Non potrai mai avere tutte le abilità e non potrai mai essere la persona che può fare tutto. E di conseguenza trovare la persona che può colmare il tuo punto di debolezza è il modo migliore per veramente riuscire a prendere un'impresa e portarla a successo. E una volta trovata qualcuno nel team che possa colmare questo punto di debolezza, avrei sviluppato ancora un'altra competenza, ed è quella di riuscire a porre fiducia al 100% in qualcuno che fa qualcosa di cui non sai niente, non capisci niente, e ti togli completamente fuori. È soltanto dare fiducia alle persone che lavorano per te che riuscirai a potenziare queste persone e loro vorranno lavorare con te e per te. Ultimo punto. Diventa un leader con competenze orizzontali. Mi direte, ma io vi ho appena detto che non potete sapere tutto e fare tutto. Però bisogna sapere almeno un minimo su ciascuna cosa. Qualche giorno fa ero con uno di questi imprenditori, che è uno dei imprenditori di più successo in tutta Europa nel mondo della tecnologia. E lui mi ha detto, sai Giada, quando ero piccolo, fino anche qualche anno fa, io di tecnologia non ne sapevo nulla. Però da quando ho creato l'azienda, ogni weekend studiavo tutto ciò che dovevo imparare per poter almeno parlare e confrontarmi con gli ingegneri, per poter confrontarmi con tutte le persone tecniche, perché sennò io come faccio a dare loro una scadenza e capire se quel compito, quel prodotto è fattibile? È un approccio molto intelligente questo e si può utilizzare in tutti gli altri settori e ambiti. Perciò, quello che voglio dirvi io è che tutti noi abbiamo delle debolezze, e se noi oggi dovessimo mappare le debolezze di tutte le persone in questa platea, sono sicura che sono debolezze su cui possiamo lavorare facilmente. Sono debolezze mutabili. Spesso le vediamo però molto più grandi di quello che dovrebbero essere. E quindi diciamo no, non ce la farò mai, no, sono troppo timida, no, non riesco a parlare davanti al pubblico. E invece sapete, ci sono delle persone che hanno anche delle debolezze che sono immutabili, ma nonostante ciò sono riuscite a renderle punti di forza. Questa persona qui, qualcuno la conosce? Stephen Hawking. Stephen Hawking cosa aveva? Era malato di SLA. Nonostante ciò è diventato una delle persone più ammirate da tutti i fisici per le scoperte e le pubblicazioni che ha fatto. Forse questa persona qui vi è meno familiare. Lui si chiama Chris Brown. Chris Brown invece era affetto di paralisi cerebrale. Fino ai 5 anni non riusciva minimamente a parlare. Da 5 anni in su era paralizzato tutto il corpo tranne che il piede sinistro. E ha scritto nella sua vita una biografia che si chiama Il mio piede sinistro. Questa persona qui forse la foto non mi dice nulla, ma se guardate i suoi dipinti capirete subito chi è. Parliamo di Vincent van Gogh. Sapete bene che Vincent van Gogh aveva una malattia mentale, ma nonostante ciò è stata una delle persone che ha influenzato in maniera incredibile tutto il movimento artistico della sua epoca. E questo lo riconoscete? È il famoso Beethoven. A volte ci pensate, della musica che ascoltiamo dopo tanti, tanti anni è qualcuno che l'ha composta ed era qualcuno che era sordo
E lui, Beethoven, è famoso per le meravigliose composizioni e improvvisazioni che faceva. Con questo cosa voglio dirvi? Sono tutte debolezze che loro veramente sono riusciti a portare come punti di forza e creare qualcosa su quelle. Perciò, se trovate veramente il coraggio, e con quel coraggio ne uscirete vincenti e vittoriosi. Per questo, se ce l'hanno fatta loro, ce la possiamo fare anche noi, giusto? Il percorso per capire quali sono le cose che ci rendono insicuri è un percorso molto difficile, un percorso in cui veramente dobbiamo prendere del tempo e riflettere su noi stessi. In un mondo di oggi siamo così impegnati da mille altre cose che ci dimentichiamo di fermarci e veramente pensare: ma sto facendo la cosa giusta? Sono davvero contento? O sto seguendo semplicemente la massa? Quando inizierai veramente a conoscere te stesso, solo quando imparerai veramente a essere consapevole di chi sei, scoprirai di avere una forza che non pensavi neanche di avere prima. Abbiamo parlato di competenze, di qualità, di debolezza, di punti di forza. Questi qua sono talenti che puoi costruire nel tempo o talenti innati. Ma questo non serve a niente se accanto non c'è duro lavoro. Non c'è duro lavoro ogni giorno e questa costante voglia di provarci, di farsi vedere e di non mollare mai. Quello che però vorrei dirvi è che in questo momento, più andate avanti, più rendete conto che veramente la variabile importante qual è? È il tempo. Noi siamo tutti responsabili e abbiamo il potere di controllare il nostro tempo, perciò usatelo veramente con saggezza. Quindi se volete veramente portare il cambiamento nella vostra città, in quello che fate, nel lavoro che fate, partite da voi stessi e partite dove siete. Perciò concluderò con una frase molto famosa, ma che fa davvero bene ripeterci ogni tanto. Se non qui, dove? Se non ora, quando? E se non voi, chi? Grazie.